Noi continuiamo a chiedere all'Unione Europea, a questo governo, di riaprire questa grande discussione, una discussione che ha riaperto, diciamo, proprio il popolo curdo con il confederalismo democratico che chiedono. Quindi siamo davanti a un popolo che non chiede un solo Stato, ma chiede di avere dei diritti, di non essere oppresso, e per questo chiediamo che Öcalan, dopo tanti anni di isolamento, abbia e possa dare anche al suo popolo una nuova opportunità di dialogo e di pace. Da più di 2 anni, come sapete, da 30 mesi, non c'è la possibilità di entrare in quel carcere. Noi abbiamo chiesto al nostro paese, all'Unione Europea, di poter entrare lì dentro, e continuiamo a chiedere che, diciamo, i diritti non solo del detenuto Öcalan, ma del popolo curdo, di tutti quei sindaci, di tutti quegli amministratori che sono stati in questi anni, tra l'altro, messi in galera o sono stati repressi proprio da Erdogan, di poter riaprire un processo di pacificazione. Proprio oggi, stretti fra due guerre ancora di più, questa vicenda deve essere centrale, deve essere da monito a tutta la comunità internazionale. Grazie. E Öcalan ha dato un contributo fondamentale a quella che è stata l'esperienza democratica del nord della Siria, del Rojava, tutta quell'esperienza che anche in Occidente ha appassionato tanti che hanno visto gli uomini e le donne curdi combattere e respingere l'ISIS sul campo. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'apporto di Öcalan teorico e ideale anche dal carcere. Adesso non sta in una condizione di isolamento totale, per cui non è, a parte essere inumana per lui, è anche impossibilitato a continuare a svolgere quel ruolo di pace, e secondo me è importante che l'Italia si faccia sua la richiesta della liberazione di Öcalan, anche e soprattutto per consentirgli di svolgere quel ruolo nel processo di pace che è impossibile finché lui si trova in quella condizione. Dopo tutte le polemiche, si è pentito di non essere andato a Lucca Comics? Un uomo dei 40 anni, se mi pentivo per le polemiche, era ridicola la cosa. Basta. Cioè, la mia posizione è quella, non è che cambio sulle polemiche. Però sei stato eccessivamente strumentalizzato, perché sei tu. Se era qualcun altro, strumentalizzavo qualcun altro. Quindi non va bene questa cosa. Io l'ho già detta questa cosa, nel senso, mi sembra anche scemo ritornarci sempre sopra, l'ho già scritto. Grazie, se ci sono. Di attuale Israele, Hamas, insomma, queste Però cose. oggi stiamo su un tema che è quello di un uomo è detenuto da più di 20 anni in isolamento totale, su una cosa di cui non sta parlando nessuno, e che anzi i riflettori internazionali puntati su altro consentono che il Kurdistan continui a essere bombardato quotidianamente, eccetera. Mi sembra anche poco rispettoso per questa giornata poi parlare, cioè, insomma, Però tu conosci il nostro mestiere, se non facessimo delle domande non saremmo liberi, siccome tu professi libertà, perdonami. Io ho detto che non No, potete farlo, ho detto io voglio stare sul pezzo. allora tu puoi non rispondere e noi facciamo Non do parola a Cerano. Grazie mille. Grazie.